Allora, faccio questo video per alcune comunicazioni di servizio. Oggi giornata non lavorativa, a Torino si aspetta come ogni anno la grandine, Torino, Piemonte e tutta Italia per iniziare la stagione lavorativa. Allora, prima comunicazione di servizio. È attivo il laboratorio dove è possibile lavorare fino a 3 vetture in contemporanea, quindi 3 tecnici levabolli possono lavorare contemporaneamente le vetture. E si parte da 6 vetture che possono uscire ogni giorno, parlo di vetture con 50 bollini, in quel caso anche più di 6 vetture al giorno. Quindi arriviamo a 200 macchine riparate al mese come volumi di lavoro possibili. Quindi laboratorio a 2 passi dall'aeroporto di Caselle. Se siete carrozzieri, privati, concessionarie o rivenditori auto, contattatemi per definire la quantità di vetture da riparare e ovviamente le date in cui eseguire le riparazioni. Quindi riparazioni eseguite esclusivamente a freddo senza l'utilizzo della verniciatura in carrozzeria. Quindi prima comunicazione di servizio. Seconda comunicazione, sto attivando sul sito la possibilità di prenotare le riparazioni sia per me che per gli altri levabolli direttamente online, un po' come fareste quando andate in vacanza in hotel. Quindi selezionate la data, il numero di bollini fino a 50, fino a 150, fino a 300 e oltre, quindi selezionate la data, il tipo di riparazione, pagate e verrà il levabolli a fare la lavorazione. Terzo discorso, i pagamenti. Molti carrozzieri, anzi mi rivolgo a voi carrozzieri, avete l'esigenza per gestione aziendale di pagare a 60-90 giorni, sebbene alcune compagnie, ad esempio Unipol, ad esempio Vittoria Assicurazioni, liquidano il danno, quindi facciano il bonifico dopo 15 giorni. Però voi per esigenze di gestione aziendale, ovviamente avete i dipendenti, avete dei costi da sostenere, avete esigenza di dilazionare il pagamento. Allora, sto attivando sul sito la possibilità di pagare con carta di credito, quindi il pagamento al tecnico levabolli arriva subito. Per il tecnico levabolli PayPal comunque ha un costo, quindi è un servizio che il levabolli non fa gratuitamente, ma ci mette del suo per erogare il servizio. Dicevo, al levabolli i soldi arrivano subito e dalla carta la banca vi preleva i soldi il mese successivo, quindi il levabolli non fa da banca, la banca fa da banca, quindi ognuno fa il suo lavoro, secondo me, come è giusto che sia. Poi ditemi voi, però io la vedo così: ognuno ha un codice attività e rispetta il suo codice attività. Il levabolli, attivando questo servizio, ha un costo del 3,5% per permettervi il pagamento dilazionato, però ha i soldi a fine lavoro. Altro discorso che sto attivando sempre sul sito, la possibilità di dilazionare ulteriormente i pagamenti, come sempre con PayPal sto attivando il sistema di pagamento in 3 rate. Cosa significa? Che l'ultimo pagamento verrà eseguito a 90 giorni, quindi dilazionerete il pagamento fino a 90 giorni. Quindi il primo pagamento lo fate subito con carta e vi verranno detratti i soldi il mese successivo. Il secondo pagamento lo fate dopo un mese e vi verranno detratti il mese successivo. Il terzo pagamento lo fate al secondo mese e vi verranno detratti il mese successivo, quindi il terzo mese. Il levabolli ovviamente ha un costo per questo servizio, a voi non costa nulla e dilazionate gratis il pagamento fino a 3 mesi. E, ultimo discorso, agenti di commercio. Sto cercando personalmente agenti che siano in grado di canalizzare flussi di vetture da riparare.
Le provvigioni si discutono, però si parte indicativamente da un 10% del fatturato. Questo è un discorso che è da approfondire poi con gli agenti di commercio in grado di portare almeno 200 vetture da riparare. Altro discorso invece per i privati o per le carrozzerie che vogliano delegare il lavoro al levabolli e che si trovano nella impossibilità di regalare la franchigia ai loro clienti. Io e i colleghi con cui lavoro non facciamo pagare la franchigia ai clienti, anzi, per ringraziarli della loro fiducia, regaliamo al cliente anche un buono carburante. Quindi, se il cliente ha la macchina grandinata, ovviamente assicurata contro gli eventi atmosferici, ci porta la macchina da riparare, non paga assolutamente nulla e gli regaliamo un buono carburante. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete dei suggerimenti, scriveteli in descrizione, condividete, iscrivetevi al canale. Ci vediamo nei prossimi video.